Con noi l'avvocato Michele Corcione, assessore al comune di Caivano, il 2 agosto, tante le deleghe che insomma, lei sta gestendo in questi 5 mesi di giunta tecnica, polizia municipale, personale, contenzioso, affari generali e legali, attività produttive, servizio demografico, patrimonio. Insomma, un lavoro immane, no? Spettro e ringrazio il sindaco per la fiducia. Il lavoro che stiamo facendo e ci vede ancora impegnati ad agosto qui e probabilmente anche per tutta la metà di agosto è strettamente legato alle ultime vicende per le quali il comune, insomma, come è notorio, ha dichiarato il dissesto finanziario. Come si fa a lavorare senza soldi? Si fa riducendo gli sprechi. Uno dei temi principali e centrali della nostra azione è quella della lotta agli sprechi. Gli sprechi sono stati fatti nel passato, abbiamo una situazione debitoria allarmante, stiamo ancora cercando di trovare il bambolo della matassa, nel senso che stiamo cercando di verificare tutte le partite che un tempo ovviamente sono state posti a carico del comune di Caivano per fare una valutazione complessiva. Certo è che fino al 2015, con la dichiarazione di dissesto, la situazione cambia perché si insedierà a breve una commissione ministeriale la quale provvederà direttamente, insomma, a gestire il flusso finanziario che riguarda la cassa dell'ente fino al 2015. Il problema adesso è il 2016, perché dovremo approvare nei tempi stabiliti dalla legge il bilancio stabilmente riequilibrato ed è una sfida che ci vede impegnati ogni giorno quotidianamente nella ricerca di quelle sacche di spreco alle quali facevo riferimento. Lei in questi 5 mesi ha messo mano alla macrostruttura, sì, no? Proprio anche per riorganizzare un po'. È stata una delle nostre priorità, per la verità anche dettata dalla normativa sull'anticorruzione. L'ANAC, come è notorio, ha richiesto la rotazione dei responsabili dei servizi. Oggi, in considerazione anche della disponibilità dei dirigenti che sono presso, o meglio, dei responsabili che sono presso il comune di Caivano, abbiamo cercato di razionalizzare i diversi settori, conferendo ad alcuni una maggiore omogeneità rispetto al passato. Sarà più efficiente la macchina? Noi ci auguriamo che sarà più efficiente. È chiaro che in questa prima fase è tutto uno studio teso a eliminare i tempi morti e soprattutto per dare una risposta ai cittadini, i quali attendono questa risposta sul territorio da molto tempo. Una delle nostre priorità è sicuramente la gestione del patrimonio del comune. In una realtà come quella di Caivano, nella quale c'è un comune in dissesto finanziario, diventa cruciale, direi esiziale, la ricerca ovviamente di quelle entrate. Benissimo, delle entrate, perché oggi con il venir meno del patto di stabilità i comuni si reggono sulle entrate. Se ci sono entrate ci possono essere uscite, altrimenti non c'è soluzione di continuità. E quindi diventa una discussione a questo punto diventa fondamentale e attualissimo il tema della riscossione per esempio nel patrimonio comunale, nel Parco Verde, no? Con i 600 alloggi che non pagano l'affitto. Siamo partiti proprio una settimana fa, io con tutta la giunta, io sono assessore al patrimonio, e con il sindaco in un'attività ricognitiva degli occupanti abusivi del comune, del Parco Verde. Io stesso ho detto che ci sarà pugno duro e tolleranza zero, perché non è più ammissibile che ci siano 600 alloggi oggi in un contesto come quello di Caivano, nel quale vi è la necessità di entrate certe e sicure. Ripeto, non c'è assolutamente alcun motivo per il quale oggi non si debbano fare azioni anche eclatanti, tra le quali ricordo probabilmente una di queste è sicuramente lo sgombero coattivo. Pugno duro, assolutamente. La difficoltà è quella di individuare i soggetti che sono poi all'interno degli immobili, probabilmente perché nel passato, insomma, si è stratificata una situazione di
diciamo di occupazioni abusive trasmesse, ecco, attraverso i diversi soggetti, per cui oggi è necessario innanzitutto individuare chi sono effettivamente gli occupanti di questi alloggi e successivamente poi mettere mano a tutta una serie di azioni, non ultima quella degli sgomberi. È una priorità dell'amministrazione, perché a fronte dell'occupazione abusiva di questi alloggi vi è la corresponsione da parte del comune anche di tutti gli altri servizi. E quindi si pagano acqua, c'è il verde, ci sono le questioni riguardanti gli ascensori all'interno di questi comprensori. È assolutamente necessario che il comune si riappropri di questo patrimonio, e insieme a questo anche del patrimonio riguardante i manufatti abusivi che sono acquisiti al demanio pubblico, quindi al demanio comunale. È una delle priorità anche di questa nostra amministrazione, e lo dimostra il fatto che abbiamo nominato un responsabile di servizio con un target preciso, cioè il dottor Geppino Gebbiola, che si interesserà esclusivamente del patrimonio. E quindi pugno duro su tutti i fronti? Assolutamente sì, è un'amministrazione. Noi abbiamo avuto 3 mesi, quasi 4, per cercare di capire anche le problematiche che sono sul territorio. In questi 4 mesi il lavoro è stato assorbito tantissimo anche dalla dichiarazione di dissesto finanziario, perché ci siamo ritrovati in una situazione, diciamo, di conti e debitoria assolutamente disastrosa. Per cui oggi si riparte da zero. Il sindaco diceva che state facendo un lavoro che non si faceva da 20 anni in questa città. Probabilmente la giunta tecnica ha avuto la possibilità, e questo anche grazie alla politica, perché poi la giunta tecnica è nominata dal sindaco, è vero, ma se il sindaco è sostenuta dalla politica. Certo, assolutamente. Quindi io dico, parte questa fase difficile, no? Che ci stanno le dimissioni del sindaco dei 20 giorni. Le turbolenze in politica ci sono sempre. Ben vengano se servono a chiarire il quadro politico nel quale poter operare. Il quadro politico più è chiaro, più dà la possibilità a noi giunta di operare a 360 gradi sul territorio. Chiaramente il comune non dimentica tutti gli altri aspetti, c'è la questione del SIAD, sarebbe il nuovo piano commerciale integrato con il PUC, che è un altro argomento importantissimo all'ordine del giorno. Tante deleghe, insomma, ci vorrebbe una giornata intera per parlare con lei di tutte queste deleghe. Ci ripromettiamo di ritornare a parlare con lei nello specifico, delega per delega. Lancio uno scoop: nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ho individuato un'altra possibile economia, nel senso che questa struttura di Via De Gasperi, che costa all'erario, insomma, all'ente diverse decine di migliaia di euro all'anno, si parla di 70.000 euro, sì, è vero? Verrà dismessa, e il comune, in attesa che si risolvano i problemi del glorioso castello, insomma sede storica comunale, il comune si trasferirà nella sede di Pascarone. Quindi lì saranno allocati, quindi, ubicati. Quindi lo scoop è che, insomma, che questo comune, da quando potrebbe accadere questo? Probabilmente già da settembre ci potrebbe essere lo spostamento. Tra settembre e ottobre, verificate le ultime disponibilità, e se ne sono, insomma, la sede è assolutamente adeguata per ospitare i maggiori servizi all'interno dell'ente, per evitare anche, insomma, un'ulteriore atomizzazione sul territorio dei vari servizi. Benissimo, in chiusura, Polizia Municipale proprio al volo, insomma, in queste settimane di ferie per i cittadini, quale sarà il controllo del territorio? Il tema della Polizia Locale è uno dei temi più importanti dei quali mi sono interessato in questi iniziali 3 mesi della nostra esperienza presso il Comune di Caivano. È una situazione sicuramente particolare, perché per effetto della mancata indizione di concorsi negli ultimi 25 anni abbiamo un comando di polizia locale che è composto da appena 18 unità, alcuni sono già in uscita perché per raggiunti limiti di età. Abbiamo un aiuto importantissimo da parte dei lavori socialmente utili, anche se in questo momento storico la situazione è particolare, perché in un ente in dissesto
l'integrazione salariale riguardanti i lavoratori socialmente non utili, può essere messa in campo. Subisce un arresto, ma in questo caso il sindaco con l'assessore Poliso al bilancio si sono recati presso il ministero e abbiamo strappato la promessa che da settembre avremo già il 50% di questa integrazione, quindi potremo usufruire del diciamo. Lei comunque dice sono pochi. Sono pochissimi, c'è all'attenzione della giunta anche la possibile movimentazione del comandante al fine di trovare energie diciamo nuove da mettere in campo per dare una spinta. Movimentazione del comandante che significa adesso? Cioè che ci sarà un'alternanza? Sì, il comandante ci ha fatto richiesta di essere movimentato presso l'ufficio legale di questo ente e noi stiamo valutando ecco, la possibilità, ovviamente insomma scegliendo un'altra figura apicale che possa dare nuova linfa e vigore all'interno delle figure presenti, o pensate di portarne qualcuno dall'esterno? Questa è una precisa scelta che il sindaco ha voluto diciamo delegare direttamente a me, nel senso di verificare se all'interno dell'ente ci possono essere professionalità, e ce ne sono sicuramente, che possano aspirare. Con il comune di sesso voi potete chiamare un altro comandante esterno. E questa mi ha preceduto, questa è infatti la verifica che stiamo facendo, perché oggi con i comuni in dissesto è difficile in effetti prendere a scavalco ulteriori figure professionali, a meno che non si venga espressamente autorizzati dalla commissione ministeriale che è presso il Ministero dell'Interno. Però stiamo verificando anche quest'ulteriore diciamo, norma al fine di dare anche una risposta, voglio dire, insomma, al territorio e far sì che il Corpo della Polizia Municipale, che è l'interfaccia diciamo dell'amministrazione, possa ben operare anche sul territorio, ricordiamolo che è attenzionato che rientra nell'alveo della terra dei fuochi e per cui ha una necessità continua, anche un territorio molto vasto, quello di Verano. Sono 27 km di territorio, uno dei più vasti della provincia di Napoli. Benissimo, io la ringrazio per il tempo che ci ha concesso, ritorneremo a parlare con lei sicuramente nei prossimi mesi. Grazie.